La quattordicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta da Ian Cordile Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Proseguiamo con eccellenza dell'anno innovazione e leadership yachting boutique. Il premio va a Media Yacht International. È leader nell'implementazione di servizi di yachting tailor-made basati sulle specifiche esigenze di ciascun cliente dal bloccheraggio fino alla loro gestione e manutenzione per la realizzazione dello yacht semi-custom seamour 34 operazione che li ha visti protagonisti assoluti dalla scelta del cantiere e il coordinamento del team di lavoro nelle fasi di progettazione del design fino alla costruzione. Grazie. Questa sera siamo in compagnia di Alessandro Angius, amministratore unico della Media Yachts International, azienda leader nell'implementazione di servizi tailor-made per yacht di gamma. Eh, dottor Angius, qual è il vostro X-Factor e come avete consolidato la vostra posizione? Ritengo intanto doverosi ringraziamenti per essere qui questa sera e per l'opportunità di condividere la nostra storia. Riterrei che l'X factor della Media Yachts International sia l'attenzione la, e la mh, predisposizione ad ascoltare attentamente il cliente per comprendere appieno le proprie esigenze e eh, proporre gli yacht che meglio si adattano alle richieste proprio di, di questo cliente. Siamo eh, convinti da sempre che il servizio clienti sia alla base del successo di ogni attività eh, nel settore commerciale ed è per questo eh, che diciamo, eh, diamo ai nostri clienti la massima disponibilità e, e sempre attivamente ascoltiamo le esigenze per eh, cercare di comprenderle a fondo e incontrare i propri eh, desiderata, come diciamo sempre. Questa sera vi è stato riconosciuto un prestigioso riconoscimento che premia la vostra eccellenza nel settore della natica di lusso. Quali sono i vostri valori aziendali e le strategie che applicate ogni giorno? In primis, come dicevamo, il nostro valore aziendale primario è sempre l'attenzione al cliente e la completa disponibilità. Eh, ritengo che eh, competenza, affidabilità, eh, vasta esperienza etica e massima discrezione siano i valori eh, fondanti su cui operiamo eh, nel settore dell'industria nautica con i nostri servizi. Eh, il networking internazionale che ci consente di avere un continuo monitoraggio eh, anche dei maggiori player internazionali del mercato è sicuramente un altro valore aggiunto che ci consente di essere eh, partner affidabili nella costruzione di eh, rapporti duraturi con il cliente che si fondano eh, sulla fiducia, eh, sulla soddisfazione e soprattutto sulla serenità nell'uso dello yacht. Media Yacht International opera eh, attivamente in due settori dell'industria nautica, del diporto, uh, il primo quello eh, generalmente considerato il yachting brokerage che consiste nel, nel servizio di mediazione marittima di yacht e super yacht dove offriamo tutta una serie di servizi integrali legati alla proprietà, alla proprietà di uno yacht che vanno dalla ricerca eh, dello yacht sul mercato alla mh, contrattualistica eh, diciamo per eh, le fasi di acquisto, eh, fino alla verifica eh, delle operazioni tecniche, alla gestione anche successiva alla consegna. Quindi un servizio integrale nella, nella mediazione marittima di IOT Superior. Il secondo settore su cui operiamo è quello definito il building consulting dove grazie a una anche mia diretta esperienza ultraventennale nelle reti vendita di importanti cantieri nazionali ed internazionali Abbiamo acquisito eh, quelle competenze che ci consentono di eh, offrire, presentare al cliente dei progetti di nuove costruzioni, avvalendoci di, studi, di importanti studi di progettazione e di studi di designer eh, che incontrano eh, le esigenze di quel, di quel cliente che desidera un uh, super yacht custom eh, che eh, rispecchia le proprie eh, esigenze e che mh, attraverso eh, i nostri servizi viene proposto in, integralmente con un unico interlocutore. Ci parli adesso della vostra ultima operazione che vi ha visti protagonisti assoluti, finalizzata alla realizzazione di un super yacht semicustom. Questa è stata una delle recenti operazioni proprio nel servizio, del, nel servizio in cui operiamo il building consulting, quindi nella consulenza della, di creazione e realizzazione di nuove, di nuove navi da diporto, di nuovi super yacht, che eh, ha um, incontrato ci ha permesso di incontrare eh, un, un cliente a cui eh, abbiamo proposto una selezione di progetti custom che ci ha visti proprio con una selezione durata circa un anno e mezzo che ci ha consentito di ehm, proporre eh, progetti di eh, importanti cantieri italiani. Ehm, ed internazionali eh, e che ha visto eh, l'armatore scegliere proprio per questo progetto eh, altamente personalizzato eh, con un design eh, distintivo, eh, ha visto l'armatore scegliere eh, di eh, costruire la sua prossima nave da diporto su un cantiere italiano. Questa eh, attività mh, ci ha consentito secondariamente eh, di essere anche nominati eh, rappresentanti dell'armatore nel coordinamento e nella scelta eh, degli operatori e delle fasi nel coordinamento e nella supervisione delle fasi eh, costruttive appunto in rappresentanza dell'armatore che ci ci ha dato un ulteriore e ci dà un ulteriore stimolo eh, eh, per, eh, la, ehm, per la continuazione di questo, di questo servizio e per il potenziamento eh, attraverso proprio la mh, supervisione dell'intero progetto di costruzione. Come intendete consolidare la vostra posizione nei prossimi anni e che obiettivi vi ponete nel medio e lungo termine? La posizione che attualmente ricopriamo sul mercato che ci vede protagonisti nel gestire le richieste e le esigenze di armatori eh, in tutto il Mediterraneo, eh, come già detto, si svolge in due, in due aree, eh, lo yacht in brokerage, nel quale operiamo con eh, un servizio integrale legato alla proprietà di uno yacht ed in questo senso stiamo, mh, abbiamo eh, consolidato una partnership con un importante player italiano che ci consentirà di eh, ampliare e potenziare ulteriormente eh, tutti quei servizi che vanno ehm, in conseguenza alla proprietà di uno yacht tra cui eh, la gestione e il recruitment degli equipaggi, i servizi di concierge, eh, l'assistenza tecnico manutentiva sia durante l'uso eh, nel periodo estivo sia nel periodo invernale e eh, tutte quelle attività eh, complementari eh, anche dal punto di vista amministrativo burocratico. Eh, dal punto di vista invece dell'area del dell della Building Consulting, eh, stiamo eh, creando una piattaforma all'interno della quale stiamo raggruppando eh, una serie di professionisti eh, nazionali e internazionali per la proposizione al mercato e ai nostri armatori di progetti custom e semi-custom legati al building consulting appunto alle nuove costruzioni. Già dalla fase di prelancio eh, c'è stata un'ottima risposta da parte di player eh, nazionali ed internazionali eh, che eh, hanno eh, manifestato la volontà di aderire a questa piattaforma eh, che eh, rappresenta una piattaforma digitale eh, nel quale eh, la nostra gestione e il nostro coordinamento di tutti i professionisti va ad incontrare attraverso un unico interlocutore eh, l'esigenza di un armatore che intende costruirsi la propria imbarcazione, il proprio yacht super yacht eh, unico personali e personalizzato.